Diamo inizio oggi alla nostra conferenza programmatica organizzativa, una 2 giorni di confronto, di idee e di partecipazioni per il futuro dell'Abruzzo. Abbiamo voluto chiamare percorsi democratici, non a caso, perché pensiamo che sia l'inizio di un percorso che speriamo vada avanti a lungo. Oggi si insediano i 6 tavoli tematici sulle priorità dell'Abruzzo, 6 tavoli formati dalle iscritte e gli iscritti, dirigenti, gli eletti, ma che noi abbiamo voluto aprire anche ai simpatizzanti e agli elettori. Sono 6 tavoli che domani faranno le loro relazioni e che tracceranno le linee per quelle che saranno le nostre attività politiche future, ma anche per le iniziative istituzionali che noi porteremo in Consiglio regionale. Il nostro auspicio è che si tratti di un metodo di lavoro che vada avanti da qui in poi, perché pensiamo che il Partito Democratico debba avere esattamente questo metodo di partecipazione e di confronto per poter arrivare a determinare i suoi obiettivi politici e le sue iniziative istituzionali. La conferenza programmatica e organizzativa del Partito Democratico che oggi avviamo deve essere una straordinaria occasione per rimettere al centro le idee che servono all'Abruzzo. Di fronte ad un centrodestra che governa male questa regione, che parla di legge elettorale, che fa leggi mancia, che non si occupa delle priorità per gli abruzzesi, noi invece vogliamo rimettere al centro la sanità pubblica, il lavoro, i temi dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture. Vogliamo rimettere al centro welfare e diritti, vogliamo rimettere al centro le idee e la politica che servono alle persone. Per questo avviamo questo metodo nuovo, un metodo che coinvolge la base del Partito Democratico, tutta la nostra comunità, in maniera più efficace rispetto a quello che facevamo in precedenza. Abbiamo chiesto a tutte e tutti gli iscritti e i simpatizzanti di darci una mano, un contributo, un'idea per partecipare alla nostra discussione. Questi tavoli di lavoro saranno insediati in maniera permanente anche nei prossimi anni, perché il PD possa davvero essere un punto di riferimento della buona politica in questa regione.